Tutta la società strutturata sul denaro e orientata al materialismo è una società falsa. La nostra società passerà alla storia per il più basso livello di evoluzione sociale. Abbiamo l'intelligenza, la conoscenza, la tecnologia e la possibilità di costruire una civiltà completamente nuova. È stato l'aver vissuto durante la Grande Depressione del 1929 che ha contribuito a formare la mia coscienza sociale. In quel periodo capii che la Terra era ancora allo stesso posto, gli impianti di produzione erano ancora intatti e le risorse erano ancora lì. Ma la gente non aveva i soldi per acquistare i prodotti. Sentii che le regole del gioco economico erano obsolete e insufficienti. La miseria, la sofferenza e la guerra mi fornirono l'incentivo per il lavoro della mia vita. Fui anche motivato dalla apparente incompetenza dei governi, del mondo accademico e della mancanza di soluzioni offerte dagli scienziati. Mi resi conto che invece di lavorare con gli individui, un metodo più efficace sarebbe stato quello di ridisegnare la cultura. Fu l'inizio di una ricerca costante per trovare soluzioni ai tanti problemi che abbiamo oggi. Questa presentazione è un piano realizzabile di cambiamento sociale che opera verso una civiltà globale, pacifica e sostenibile, dove gli esseri umani, la tecnologia e la natura coesistono. Delinea un'alternativa per cui lottare, dove i diritti umani non sono solo proclami su carta, ma uno stile di vita. È chiamato The Venus Project. Il suo fondatore, Jacques Fresco, invita a un completo ripensamento della cultura, in cui guerra, povertà, fame, debito e inutili sofferenze umane sono visti non solo come evitabili, ma totalmente inaccettabili. È sempre più evidente che qualunque soluzione di portata inferiore comporta il persistere degli stessi problemi che dobbiamo affrontare oggi. Il centro di ricerca del Venus Project, costruito da Jacques Fresco e Roxane Medeau, si trova a Venus, in Florida. Affronta molte delle cause alla radice delle nostre difficoltà, ma quali sono le vere origini dei nostri problemi? Al momento ci ritroviamo con ben poche alternative, visto che siamo in rotta di collisione con il nostro stesso operato. Le risposte di ieri non sono più pertinenti. Considerato il danno già fatto all'ambiente, ci stiamo rapidamente avvicinando a un punto di non ritorno, in cui sarà la natura a dettare il corso. O continuiamo come sempre, con usanze sociali e modalità di pensiero antiquate, minacciando in tal modo il nostro futuro. Oppure applichiamo un insieme più appropriato di valori, adeguato per una società sostenibile, con maggiori opportunità e libertà. Gli americani sono stati condizionati dal loro tipo di società a cambiare auto ogni anno, ad acquistare un nuovo televisore o un registratore. Noi siamo dannatamente radicali, ma i nostri politici e le istituzioni sociali non sono cambiate. Ed è qui che ristagniamo, perché associamo sempre ogni nuova idea con il comunismo o altre forme di regime, perché siamo stati educati a temere ciò che è nuovo. Nessuno dei sistemi economici mondiali, socialismo, comunismo, fascismo, sistema della libera impresa,
ha eliminato i problemi di elitarismo, nazionalismo, razzismo e soprattutto la scarsità. Tutti problemi basati principalmente sulla disparità economica. Quando si usa il denaro per regolare e distribuire le risorse a fini di lucro, le persone e le nazioni sono egoiste, cercheranno di avvantaggiarsi a ogni costo. Lo fanno mantenendo un margine competitivo o attraverso l'intervento militare. La guerra rappresenta il supremo fallimento delle nazioni per risolvere le loro differenze. Da un punto di vista strettamente pragmatico, è lo spreco di vite e di risorse più inutile mai concepito. La maggior parte delle guerre sono per il controllo delle risorse e per mantenere la propria posizione di vantaggio differenziale. Non sono basate sulla dignità umana, non sono basate sulla elevazione degli esseri umani. Forse può elevare gli esseri umani nel paese vincitore. Potrebbe essere così, ma per quanto riguarda il resto del mondo, il prezzo da pagare è enorme. Questo tentativo brutale e violento per risolvere le divergenze internazionali assume toni ancora più inquietanti, con l'avvento di sistemi di lancio computerizzati di armi nucleari, biologiche e chimiche mortali. Oltre 100.000 imprese prosperano grazie al Pentagono, ma il grosso del denaro va nelle mani delle grandi corporazioni. È una manna dal cielo, un'opportunità per fare soldi per coloro che traggono profitto dal comparto dell'industria militare. Se non si traesse profitto dalle guerre, credete davvero che le faremmo? Se ti arruoli nell'esercito per servire questo paese, metti la tua vita in gioco. Dovrebbero arruolare tutte le industrie belliche, ogni produttore di cannoni, mitragliatrici, automobili, jeep, navi da guerra. Dovrebbero essere tutti arruolati, così perceperebbero lo stesso stipendio dell'esercito. Allora sarebbe equo, ma se si fanno i milioni vendendo navi da guerra e mitragliatrici per l'esercito, questa è corruzione. Forse per me, se avessimo milioni di uomini nell'esercito, li manderei a scuola per diventare risolutori di problemi su come andare d'accordo con le altre nazioni. Ecco cosa dovremmo fare. Non uccidere. I soldati sono solo macchine per uccidere, sono addestrati a uccidere. Io li addestrerei a essere in grado di andare in Messico, a colmare le differenze, andare nel mondo arabo a vedere se riescono a colmare le differenze, in modo da unire tutte le nazioni. La guerra non è l'unica forma di violenza esercitata sulle persone. Ci sono anche fame, povertà, indigenza e disoccupazione. L'accettazione di queste condizioni come espressione della natura umana è una favola, utilizzata per mantenere le cose come sono. La genetica non ha nulla a che fare con l'avidità, gli affari, i pregiudizi razziali. Tutti i sistemi operanti in ogni società sono parte dell'educazione che ricevi, i libri che leggi, i modelli in cui ti identifichi e le persone che ammiri. I geni non hanno nulla a che fare, se non con il colore dei tuoi occhi, la forma del tuo naso, probabilmente caratteristiche ereditate. I geni non controllano i valori. Perfino se sei nato con un cervello migliore di un'altra persona, recettori migliori, migliore qualità del tessuto cerebrale, direi che anche se hai un cervello migliore, ma vivi in un paese fascista, diventerai fascista comunque. Il cervello non possiede meccanismi di discriminazione. Il cervello non può dirti ciò che è rilevante o meno, se non attraverso l'esperienza. Noi non siamo nati con avidità, invidia, odio o fanatismo. Il nostro comportamento e i nostri valori rispecchiano la natura a cui siamo esposti. Se fossi nato tra i cacciatori di teste del Rio delle Amazzoni, saresti un cacciatore di teste. Se ti dicessi, non ti dà fastidio avere 5 teste rimpicciolite, diresti sì, mio fratello ne ha 20. Quindi, è impazzito? No, questo è normale nella sua cultura.
I problemi sociali e ambientali rimarranno insormontabili finché poche nazioni controllano la maggior parte delle risorse della Terra e si pone il profitto al di sopra del benessere delle persone. Mettere i profitti al primo posto provoca le inutili sofferenze e i comportamenti aberranti che prevalgono oggi. Molta gente ritiene che abbiamo bisogno delle leggi per eliminare i nostri problemi. Abbiamo molte leggi, migliaia su migliaia, ma vengono costantemente infrante. Proclami e trattati di carta non alterano la realtà di scarsità, privazione e insicurezza.